Innanzitutto ho finita con Giappone perché conosco sono amico da tantissimi anni di Tsubasa e Mark Lenders, che hanno Ah, portato il ok. Giappone ad alti livelli. Sapete che Mark Lenders è venuto a giocare in una squadra torinese, di cui non possiamo fare il nome, è una squadra che però adesso è in crisi Io non lo economica. sapevo. Io non lo È sapevo. gobba, È gobba? è gobba, è gobba. Anche lettere? Non è eretta, è gobba. Ho capito. Inizia con la J e finisce con la S. Yes, Capito. no? Jesus, Jefferson. i Jeffersons, Jesus. Jefferson. Jesus. Ieri, purtroppo non avendo giocato, hanno perso i rigori, hanno sbagliato clamorosamente, hanno tirato dei Perché hanno rigori sbagliato? malissimo, perché Ti hanno non hanno fatto voluto schifo da usare il tiro da tirare. tigre. Avevano paura di sfondare la rete e colpire, perché la gente, non so se sapete, che è abbastanza a ridosso delle porte. Hanno avuto paura che sfondando la rete avrebbero potuto colpire degli spettatori. Come negli episodi di Capitan Tsubasa. Sì. Io Ma credevo che avessero perso perché i campi dove si gioca i mondiali sono piatti e non arrotondati come quelli a cui sono abituati loro a giocare, no? Beh, anche quello è stato un problema. Il fatto che fossero più corti, mi hanno detto, perché loro fanno dei lanci lunghissimi, talvolta arrivavano già fuori. Eh beh, scusa, guarda Quindi nelle partite di Capitan Tsubasa, c'è gente che ha corso per 45 minuti, non era finito il campo. Giocano in campi sì. di 8 km. Ma infatti alcuni gol loro non li hanno tirati, li hanno portati direttamente in porta, cioè sono andati con Dentro, la palla penetranti in correndo. porta. Facciamo due parole, farle a Mike, il nostro tecnico, lui che si capisce di atletismi. Gli stanno bussando, sentivo dei rumori, Mike, tutto bene? Sì, no, c'è qua parcheggiato in parte a me un signore che sta martellando il suo furgone, non riesco a capire, forse ha bloccato qualcosa e sta Posso dirti una bloccando. cosa, Mike, però? Se, Vuoi allora, aiutarlo? questo video dovrebbe partire, questa puntata, dicendo: dimmi che sei bresciano senza dirmi che sei bresciano, perché il bresciano, come si sa, sotto l'ombrellone sfoglia il catalogo dell'Abrico e lui dov'è a fare sosta nel parcheggio delle Leroy Sì, da bravo ragazzo che non sa fare un cazzo in casa. No, non è vero, Bravissimo. sapere tutto. Però dicono di te Ada che sta tu sia dando un delle gran smartellate. trivellatore. Com'è? Tu Lo sei un dicono. trivellatore. Michele e Mike, quella cosa che fai con quei film di Pasolini, la luci rosse, non è Sì. bricolage, però. Mi so fare tutto da solo in casa. Quella roba lì non fa parte, non fa curriculum. Che ne sai tu di che cosa metto insieme? Ma anche di un campo di grano, se ne sai. Comunque, dicevo, due parole sul tecnicismo dei rigori, le volevo sentire da Mike, che è il più esperto forse di calcio. Certo. Se vuoi prendere due Guarda, parole tu. se vuoi ti posso parlare di Balenciaga, dello scandalo che sta travolgendo Balenciaga, lo scandalo inutile. Parla di Monti, a chi se ne frega? Perché? Ma perché? Chi se ne Perché su frega? solo quello. Ignoranza, guarda quanta ignoranza in un uomo solo. Chicca, ne sai qualcosa tu dei rigori Ma del io Giappone? l'unica cosa che so di questi mondiali, visto che ho studiato, sto guardando un po', è che il mister del Senegal è Snoop Dogg. È uguale. Questo li porta a essere più o meno vicini alla vittoria. Quanto incide questo tipo di... No, io allora una cosa vorrei dirla, visto che comunque stiamo parlando delle squadre che poi sono rimaste perché ci stiamo avvicinando, insomma, no, al momento clou, e sono rimaste sia il Portogallo che l'Argentina, quindi sia Cristiano Ronaldo sia Messi. E siccome si parla di due big, e ho sentito l'altro giorno si parlava del fatto che Cristiano Ronaldo guadagnasse talmente tanto, tanto da essere tipo paragonato a un Rolex ogni 10 minuti, una cosa del genere, che è una cosa assurda, che c'era arrivato solo Marco Ranzani da Cantù che faceva il risotto con le lancette di Rolex Daytona nelle sue ricette. Va bene, D'accordo. Grande, grande. Io sono rimasto colpito da una cosa, ci dà e dal delle fatto che chicche. Ronaldo, se non ho capito male, passerà uscirà, cioè verrà venduto alla fine di questi mondiali ad un'altra squadra, se non sbaglio, no? Sì, dal Portogallo andrà al Marocco. Doveva addirittura inizio campionato venire al Napoli, poi insomma ce ne sono state tante, ne sono state dette tante su Ronaldo. Io personalmente, apro e chiudo parentesi, personaggi, sono cresciuta in un'epoca in cui di Ronaldo ce n'era uno ed era il fenomeno. Per È me, vero.
Poi, ma semplicemente perché Ronaldo, Messi, io Messi tutta la vita, perché comunque Messi è nato